Sono tornato! Independence Day, ve lo ricordate quando l'ubriacone rettore di campo, ex aviatore, entra nel disco volante, gli entra nel culo e scoppia? Vabbè, ci siamo capiti. Quanto tempo? Buon di motto a tutti! Allora, perché sono qui a Cacarucazzo? Perché anch'io seguo la discussione tra Luca Prada, Forense, Iena, per il fatto dell'incontro su. Ora io voglio dire una cosa così perché sono del settore, nel senso che sono un arbitro tra virgolette professionista, cioè non esiste professionismo perché non c'è un albo di professione, però arbitro da decine d'anni, tutti i mesi vado tuttora ad arbitrare agli eventi all'MGM Via da Grazia a Milano, Piazzale Corvetto. Sono un arbitro di sport da combattimento specializzato in MMA. Detto questo, adesso sappiamo tutti che è una buffonata, sappiamo tutti che nessuno mai salirà sul ring a picchiarsi, ma anche se fosse, diamo per scontato che fosse. Non ce l'ho con nessuno, però è una domanda che io faccio a me stesso e di conseguenza si riflette a voi che ascoltate. Vi do qualche piccolo dettaglio, anzi, non sono piccoli dettagli, sono cose importanti, la base. Quando si fa un incontro su un ring, ci vuole un gonghista, ci vuole un cronometrista o uno che faccia da gonghista e da cronometrista. Perché quanto dura il match? Quanti round? È contatto pieno o contatto light? No, perché succede che se viene un controllo si rischia molto. In Italia per fare sport, qualsiasi sport, si deve essere affiliati anche indirettamente tramite un'altra federazione al CONI. Perché questo? Perché paghi una quota e sei assicurato. Poi cosa fai? Box light? Perché la box in Italia, se non sei confederato con la FPI, parlo solo per la box, perché gli altri sport da combattimento, K1, kick, Muay Thai, MMA, grappling, li puoi fare anche confederato con un affiliato con una federazione di secondo, diciamo, grado. Invece con la box, essendo uno sport olimpico, ecco la differenza, devi essere con la FPI. Quindi ci deve essere una persona che è federata e che federa i suoi atleti. Ok? Perché se poi uno si fa male, voi non avete idea in quanti cazzi si va a finire. È veramente un casino. Ma adesso senza stare a sminchiarvi con la storia delle federazioni, che già questo non c'è. Chi decide le regole? Si inizia e non si finisce mai? La box ha determinate regole, se di box parliamo. Non si può tirare con il palmo della mano, non si può tirare con il dorso della mano, non si può abbracciare, prendere il collo, spingere. Chi le decide queste cose? Chi ferma un incontro? Se l'altro va a capo, l'altro cosa fa? Continua a menarlo? Non c'è una. Lungi da me! Attenzione, preciso, non mi sto proponendo io come arbitro perché è una buffonata. Primo che non si farà mai. E secondo che non mi presta queste cose, ma neanche morto, neanche morto. Però mi domando, come va a finire? Mettiamo per assurdo che questo non succederà mai, ma andiamo per assurdo che si faccia questa cosa. Ma chi tiene il tempo? Chi dà il gong? Chi? E poi, non è detto che finisca per un KO. Quante riprese si fanno? Quanto dura ogni ripresa? Sarà un contatto pieno, KO. Ci vogliono i certificati medici. Perché il certificato medico B1 è quello per il light. Il B5, se non vado errato, si chiama B5 adesso. Potrei anche confondermi con la B5 e B4. Comunque, certificato medico light, certificato medico contatto pieno. Perché se succede qualcosa, voglio dire. Tu devi essere in regola, tu devi dimostrare che fisicamente, psicofisiologicamente sei in grado di fare i match. Perché Dio non voglia che uno si rimanga paralizzato, tocchiamoci, e queste cose possono succedere. C'è gente che è morta sul ring, o che si spacchi anche una gamba il giorno dopo di andare a lavorare. E salta fuori un controllo che è automatico, perché poi in ospedale devi mentire, perché poi magari uno ti denuncia anche e dice: ma hai rotto la gamba, voglio i soldi. Succede un cacciato, ma vi rendete conto quante menate? Perché ci si deve affiliare? Perché si ha di conseguenza, pagando una quota annuale, un'assicurazione che se ti fa male ti riconosce una parte dei soldi per curarti.
Non sono piccoli dettagli. Ripeto, chi decide la tempistica? Chi decide le regole? Box light, box KO. Cioè, i giudici, se è un KO, ci vuole, c'è contatto pieno, ci vogliono 3 giudici. Poi uno si arrangia, tante cose, ma va anche bene. Ma di fondo, chi è che dirige l'orchestra? Da soli, andate su. Chi è che dice, c'è qualcuno che fa dong? Così a cazzo, senza sapere le regole, senza sapere niente. Cioè, cosa fa? Se uno va giù, l'altro gli salta su, gli va in monta e grande pound. Quello è MMA, non è box. Questo per chiarire il, come posso dire, la tematica ai soggetti, che vabbè, lo sanno entrambi che è una cosa, è una buffonata, non si farà mai. Ripeto, non lancio assolutamente il messaggio, allora Coppa vieni tu, per carità di Dio, no. Però mettiamo per assurdo che si arriva sul ring. Chi è che organizza? Chi è che, se si fa male qualcuno, chi paga? Che si prende le responsabilità? Guarda che si va in galera. Certificati medici agonistici ci sono? Sia che sia per il light, sia che sia per il capo. C'è? Quindi se uno si fa male un po' seriamente, va in ospedale e denuncia l'altro. Non solo va nei casini quello che è stato denunciato, ma va anche nei casini quello che ha denunciato. Quindi, riassumendo, tutto quanto. Ah, dimenticavo altro dettaglio, che dettaglio non è. In più, agli eventi dove fai sport da combattimento, ci vuole un dottore e un'ambulanza che rimane lì dall'inizio alla fine dell'evento o anche dell'incontro singolo, quello che è. Quindi guardate quante cose ci sono, perché lo prescrive la legge. Uno certo che si può fare tutto, grazie al cazzo. Certo, qualsiasi cosa facciamo. Ma auguratevi che non si farà mai. Ma mettiamo anche, per assurdo, auguratevi che nessuno deve finire in ospedale, che nessuno si fa male, ma anche rompersi un dito, magari il collo, non dico rompersi, però, cazzo, perdi la cognizione di stare in piedi, la capacità di equilibrarti. A me è successo. Quando prendi mazzate non sai mai cosa può succedere. Inutile fare i coglioni, fare i figli, ma io lo ammazzo, io di qua, di là. No, non funziona così. Quindi ci vuole anche il dottore e l'ambulanza.